Bentrovati e bentornati su Amadek Blog, cari follower. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto leggero alla portata di chiunque ami proteggere i propri cellulari, o meglio, chiunque ami proteggere i propri iPhone, e cioè di cover per iPhone X. Io ho provato qualche modello e vorrei parlarvi della mia personale esperienza con cover conosciute e non. Prima di iniziare a parlarvi di queste cover, vorrei chiedervi soltanto di partecipare al sondaggio qui in alto a sinistra per farmi sapere quale video vorreste vedere domenica prossima, quale video recensione qui sul canale vorreste vedere. Visto che ho qualche idea e avrei bisogno di una mano per decidere. Ma veniamo a noi e parliamo delle cover. Premetto che queste sono cover che io ho utilizzato per mesi, per diversi mesi, e sono le migliori. Ovviamente non sono tutte le cover che ho utilizzato sul mio iPhone X, ma sono le migliori e secondo me degne di nota, così tanto da poterne realizzare un video e condividere con voi le mie impressioni. Iniziamo dalle cover più economiche. Vorrei parlarvi di questa cover a pochette di Ador Jr. Nulla di particolarmente emozionante, ma è una cover che è veramente molto carina a livello estetico e funzionale, perché si inserisce il telefono al suo interno senza nessun problema e il telefono è protetto come se fosse in una borsetta. In più, sulla parte frontale troviamo una comodissima tasca che può servire anche per mettere una carta di credito oppure dei soldi o qualunque altra cosa, sia per iPhone e non. È una cover che mi è piaciuta molto, l'ho utilizzata in diverse circostanze, anche durante i viaggi, e mi è piaciuta particolarmente tanto, sia perché non costa molto, e sia perché è una cover che sembra davvero molto duratura. Infatti si può notare come dopo diverso tempo di utilizzo questa cover sia praticamente intatta, come nuova, si può dire. Passiamo ora alla seconda cover degna di nota, della SyncWire, una cover dalle poche pretese, trasparente, non ha praticamente nulla di particolarmente emozionante se non il fatto che protegge anche i bordi del telefono, i bordi sia laterali che quelli superiori, ovvero la cornice che tutti noi temiamo si possa rigare. Anche se troverete sul canale un video proprio riguardante i graffi di iPhone X. La cover è questa, a me non fa particolarmente impazzire perché è una cover che non è super comoda. Si inserisce il telefono al suo interno e la cosa positiva è che una volta installata questa cover, in sostanza il telefono è come se avesse una protezione rugged, cioè ultra protetto. È protetto sui bordi, è protetto sulla parte inferiore, anche addirittura le casse sono protette perché c'è questa cover che ha uno spessore abbastanza rilevante, ma lascia libero accesso alla porta di ricarica Lightning dell'iPhone X. Sui bordi, sul lato sinistro, sia i tasti volume che il tasto di accensione e spegnimento dell'iPhone sono protetti, al contrario del selettore della suoneria, che è comunque protetto ma non è coperto del tutto. Insomma, una cover che a circa 10 euro fa il suo lavoro e io la consiglierei a chi non vuole spendere molto in cover case. Unica pecca, come avrete sicuramente notato, è che non è propriamente oleofobica questa cover, quindi per chi odia le ditate sulle cover trasparenti come queste, anche se comunque si trova in diverse colorazioni,
io consiglierei di pulirla un po' spesso, insomma, bisognerebbe starci un po' dietro come cover, classico di tutte quante le cover semi-rigide o rigide in questo modo. A questo punto possiamo passare alle cover che a me fanno davvero impazzire, ovvero quelle di Apple, quelle in silicone. Sono le mie preferite come cover in silicone. Le consiglio perché sono davvero eccezionali sotto ogni punto di vista, protezione, grip. Non aumentano tantissimo le dimensioni del telefono e infondono davvero una sicurezza che è necessaria avere soprattutto quando si ha uno smartphone da più di 1000 euro per le mani. Al loro interno queste cover hanno una protezione in microfibra e proteggono sia sulla parte laterale, destra e sinistra, sia sulla parte superiore. La parte inferiore, come si può notare, viene lasciata quasi completamente libera, ma non è una nota negativa perché comunque il telefono è protetto. Ovviamente, se doveste avere la grandissima fortuna che il telefono cada in questo modo sull'asfalto, ovviamente la cover non protegge la parte inferiore del telefono, ma lascia libere le casse, il connettore Lightning. E ovviamente è meravigliosamente stupenda al tatto, morbidissima e di un silicone davvero eccezionale e imparagonabile. Non ho trovato una cover in silicone che si possa avvicinare a questo tipo di cover di Apple. Se invece in inverno, come me, siete un po' fissati a voler cambiare tipologie di cover perché magari il silicone o la plastica non vi piace al tatto, io vi consiglio di scegliere le cover in pelle, ma non tutte le cover in pelle sono dello stesso tipo. Io ad esempio non amo le cover in pelle di Apple perché sono delle cover che durano veramente molto poco. Ho trovato la pace dei sensi per le cover in pelle solo con un brand di cui ho fatto una recensione non molto tempo fa ed è Beiza Cases. Beiza Cases è una marca che fa cover in vera pelle, pelle davvero di altissima qualità e come si può notare è stata la prima cover che ho comprato per iPhone X e devo dire che mi sono trovato davvero benissimo. Il prezzo non è basso. Come anche non è basso il prezzo delle cover in silicone per iPhone X, ma questa cover merita davvero il prezzo che costa, perché è fatta benissimo, sia internamente che esternamente. Poi guardate dopo tutto questo tempo di utilizzo come questa cover è diventata. Io la trovo sempre più bella mese dopo mese perché ha quell'aspetto di pelle non invecchiata, ma un po' scurita, che non è niente male. L'unica cosa negativa di questo tipo di cover è che non protegge la parte superiore ed inferiore del telefono. Infatti la cover resta praticamente aperta. Ma la cosa positiva è che questa taschina qui mi è servita davvero tantissimo e la adoro. Altra nota molto positiva di queste cover di Beiza Cases in pelle realizzate in questo modo, come anche le cover in silicone di Apple, è che sono facilissime da togliere e da mettere, ovviamente. Ovviamente tutte le cover che vi ho mostrato sono compatibili con la ricarica wireless, fatta eccezione per questo tipo di pochette, per questo tipo di cover a pochette, che non è proprio il massimo per la ricarica wireless. Ad ogni modo, in descrizione troverete i link di tutte queste cover di cui vi ho parlato e per qualsiasi tipo di curiosità o informazione aggiuntiva che desideriate. Vi invito a lasciarmi un commento qui sotto nel video anche per farmi sapere quali cover avete trovato voi davvero eccezionali e quali consigliereste. Io vi ringrazio per aver guardato questo video fino a questo punto e vi invito a lasciare un bel pollice in su, che a me fa sempre tanto piacere, e vi do appuntamento a domenica prossima. E non dimenticate di votare il sondaggio per farmi fare il video che vorreste vedere voi. Sto scivolando. Ok, non scivolo più.